Giulio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senti, sono venuto a trovarti in un momento di relax. Certo, certo, sì. Questo... Sei in pausa fra un pasto e l'altro. Sì, sì, siamo in pausa pranzo. E niente, ci prepariamo per la serata, siamo in preparazione in cucina, i miei ragazzi stanno producendo, siamo anche in cambio menù, sicché ecco, siamo abbastanza anche indaffarati. Io invece faccio più la parte d'ufficio oggi. Senti, io vedevo il tuo menù che comunque già conosco, sì. Hai una doppia scelta, quindi da una parte il menù alla carta, quindi il cliente stabilisce sì. cosa mangiare e come organizzarsi, certo, e se no hai preparato dei menù degustazione, sì. quindi non soltanto uno, non ma soltanto diversi. Uno. No, non soltanto uno, perché comunque volevo dare appunto molta scelta, la scelta della carta, la scelta dei vari menù degustazione, uno più corto di terra, uno più lungo di terra, che è ciò che è prettamente lavoriamo nel mio ristorante, uno di mare e uno vegetariano, e apposta per dare appunto molta scelta e anche cambiando spesso sia menù degustazione sia la carta, per avere non sempre la solita staticità dei menù dei ristoranti. Senti, e poi solitamente però i tuoi clienti su cosa si orientano? Molto si orientano sui menù degustazione appunto. Abbiamo messo nuovo da un mese circa un menù degustazione chiamato Grigio Veneziano, appunto come ristorante, dove il cliente si affida completamente alle scelte fatte da noi in cucina sotto appunto la mia supervisione, e questo piace perché comunque il menù è abbastanza lungo, ci sono tante scelte, tante combinazioni molto azzardate, quindi il cliente stesso si affida alla nostra professionalità, diciamo. Ecco, entrando nel tema di questi menù, perché ormai andando a giro siamo abituati a menù turistici, sì. In realtà i tuoi sono menù da chef, dove c'è, è vero, un prezzo calmierato, certo. Però comunque c'è un pranzo o una cena importante. C'è un pranzo e una cena importante, tutti i menù comunque partono con un piccolo entrée, con un cocktail di benvenuto, segue un pane con l'olio delle nostre colline, appunto di produzione di un mio amico, e sono menù, non il classico menù turistico come dicevi appunto, ma il classico menù studiato, dove c'è proprio dietro un preciso e intenso studio per qualsiasi piatto, per qualsiasi abbinamento, per cercare poi di arrivare in fondo a questo menù e di far alzare il cliente con la pancia piena e adatta anche alla spesa su cui si basa proprio il menù. Ecco, e poi un altro dei tuoi punti di forza è comunque la cantina, perché sì, sì. se vogliamo ben mangiare... Certo, dobbiamo anche ben bere, sì, infatti la cantina non è molto lunga, è precisa, mirata, semplice, non con le eccezioni del caso, per chi magari una sera si vuole proprio abbandonare a se stesso, dedicarsi al grande bere si spera anche al grande mangiare, però comunque breve, corta, mirata, soprattutto basandosi sulla toscanità, anche qui sulla toscanità, qualche cosa del pistoiese generale, sicché ecco, molto semplice. Benissimo, io ti ringrazio, se mi dai un paio di minuti decido che mangiare. Certo. Ciao e a presto. Ciao.